Questa è una grandissima cavolata, perché i soldi ci sono. La questa regione i soldi anche sulla casa li ha messi, ma non li ha messi sulle case popolari, non li ha messi per costruire, per sistemare, per mettere a posto quelle case sfitte. No, per cosa li ha messi? Per fare il cosiddetto social housing, che di social non ha assolutamente niente, è semplicemente uno strumento per pagare i profitti ai costruttori, amici di Zaia e della sua combricola. Questi soldi, se andate a vedere i bilanci degli ultimi anni, ci sono tutti. 130 milioni di euro negli ultimi 7 anni la regione prevedeva di destinare all'edilizia. Di questi solo 30, quindi pochissimi, per l'edilizia residenziale pubblica. Tutto il resto, appunto, a finanziare i profitti di pochi, a sostenere i prezzi assurdi e altissimi degli affitti nel mercato privato. Perché chiaramente, se c'è sempre la regione che integra i soldi che chi sta appena sopra la soglia decisa da loro dei 20.000 euro di quel cavolo che è, se c'è sempre qualcuno che integra i padroni delle case del Veneto, chi vive di rendita facendo i milioni se non i miliardi, non abbasserà mai quei prezzi. Quindi quando ci vengono a raccontare che stanno facendo quelle politiche per calmierare il mercato, è una cazzata, perché per calmierare davvero gli affitti bisogna costruire o riparare o mettere in ordine, acquisire quelle vuote, le case popolari. Questo dobbiamo fare, questo deve fare questa regione con i soldi che ci sono. In queste settimane ci siamo messi a studiare, a vedere un po', andare a leggere questi bilanci, i bilanci degli ATER, anche con questa spesa minima della regione, sono in attivo, di milioni di euro. L'anno scorso l'ATER di Padova, prima di pagarci le tasse sopra, aveva 4 milioni e mezzo di euro di utile. E cosa ne ha fatto di quelli? Niente. Li ha accumulati, li ha messi là e ha detto aspettiamo, perché non si sa mai, torneranno utili in futuro, dato che la regione di soldi non ce ne dà più. Torneranno in futuro utili perché la gente non potrà più pagare gli affitti, torneranno in futuro utili perché tanto la gente la stiamo buttando fuori dalle case e quindi non ne avremo più. Allora, noi dobbiamo pretendere che quei soldi tornino fuori dagli ATER, tornino fuori dalla regione e tornino fuori dallo Stato, perché servono delle politiche pubbliche, vere, per la casa. Abbiamo scritto questo opuscoletto, ci abbiamo messo dentro quello che abbiamo trovato in queste settimane. Leggetelo, utilizzatelo per parlare con i vostri vicini, i vostri inquilini, perché tutti devono sapere quali sono le politiche per la casa. Devono sapere che non ci sono i furbetti tra noi, ci sono i furboni alla guida della regione. Sono gli stessi furboni e furbetti che minacciano, sfratti, sgomberi, che ne fanno. Io non vivo in una casa popolare, mi sono messo questo gilet perché penso che questa lotta sia fondamentale e anche perché ho provato negli ultimi mesi a sostenere tutti gli inquilini delle case popolari, anche occupando un posto che l'ATER aveva lasciato in abbandono e provando a farlo vivere di strumenti utili per il quartiere. Beh, l'ATER ha deciso di sgomberarlo da un giorno all'altro, buttando, murando le porte e murando le finestre. Questa è la politica dell'ATER, è la politica di Zaia ed è la politica dei governi nazionali che da 20 anni smantellano il welfare, smantellano il diritto alla casa. Continuiamo a lottare, portiamo fino in fondo questa battaglia, perché se non lo facciamo noi non lo farà nessuno. E quindi noi lo facciamo per tutti. Buongiorno, io sono.